tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Ranch Simulator. Come al solito io sono Amrush Fidel, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, vi ricordo prima di tutto di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione, di iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Amici, siamo qua. Wow, guardate, il pulcino che sta benone. Ecco qua, poi c'è un uovo anche. Oh, c'è un uovo, prendiamo... Sì, si è arrabbiata, ok. Probabilmente altro uovo fecondo. Signora gallina, torni dal suo pulcino. Eccolo qua. Ok, andiamo subitissimo a vedere se è veramente fecondo questo uovo. Quindi mettiamolo qua. Accendiamo, direi assolutissimamente di sì. Fecondo anche lui. Quindi ci stiamo facendo una piccola, e ripeto piccola, che poi in realtà non tanto piccola è, famiglia di polli, perché siamo già a 4, quei 4 lì sono fecondi, sempre se nasceranno non lo so, c'è il pulcino, guardate che teneri, qui ci abbiamo un gallo, abbiamo un gallo e 2 galline, non so se le galline possano, cioè se i pulcini poi possano avere colori diversi, questo non lo so, lo capiremo però wow, fantastico, è il nostro piccolo pollaio, ricordiamoci che questo pollaio può tenere fino a 8 galline, quindi in realtà con quelle 4 uova siamo già al completo qua. Poi addirittura ci sono delle cacchette da rimuovere. Loro fanno le cacchette dentro, qua è difficile prenderle. Rimuoviamole, teniamo il più possibile pulito. Scusi signora gallina, si può spostare? Si è messa proprio dove c'è la cacchetta che dovrei pulire. Non riesco a prenderla, non riesco, tutte qua, va bene, lasciamole lì. Nella scorsa puntata, oltre al pulcino, abbiamo iniziato a fare la stalla e adesso dobbiamo finire di fare la stalla. Quindi direi di andare subitissimo al lavoro. Dunque io direi di tirare giù quest'albero qua, direi che è quello più vicino. Boom, sopra il nostro macchinino, ma va bene. Ok, che è quello più vicino. E a questo punto inizierà a fare un po' di legna. Ora, avevamo fatto un conto un po' così, diciamo, e ci servivano un bel po' di assi. Però in realtà, forse già con questo albero, forse ci basta, perché ogni tronco ci dà 2 assi, quindi sarebbero in questo caso 8, con questo 10. Ma io voglio stare abbastanza tranquillo, quindi tagliamo un altro albero. L'altro albero più vicino qua direi che è questo, che tra l'altro poi è pure davanti. E davanti fa un po' schifo. Cioè, non è, in realtà non è davanti alla stalla, perché il davanti della stalla è questo. Però diciamo che è davanti alla casa, comunque vicino alla casa, ostruisce un po' la visuale. Quindi io direi... A questo punto, se ci stanno sopra uno sull'altro, non sarebbe male, però è molto difficile metterli sopra, di fare anche tutti questi. Quindi, facciamo questi. Andiamo avanti con la stalla, vediamo a che punto è la stalla e poi cosa c'è da fare. Sicuramente vedremo un po' le galline come vanno avanti. Forse dobbiamo comprare altro mangime, controlleremo a breve una volta che finiamo la stalla. Sicuramente la mucca costa 650, lo sappiamo, quindi costa veramente... botto, soldi che noi non abbiamo adesso, quindi forse dovremmo andare a caccia. Quindi oltre che andare a costruire questo, oltre che controllare i polli, mi sa che dobbiamo andare anche a caccia per procurarci i soldi che ci serviranno. Qua c'è stato tutto alla grande. Passiamo da questa parte qua, dalla strada proprio stavolta. Passiamo dalla strada, stando molto attenti. Ecco appunto, ho cambiato la visuale in prima persona nel momento... Esatto, mi sono schiantato. Oh, eccoci qua nella nostra bella stalla. Facciamo una retrotattica e direi di iniziare a tagliare tutti questi legni. E poi vediamo un po' cosa fare, perché qua sappiamo cosa fare. Ma il vero problema non è saper cosa fare. Il vero problema qua è recuperare i soldi. E devo dire che tagliare gli alberi, comunque usare qua la sega e tutto, devo dire che è bello rilassante questo gioco. Non è un gioco di quelli troppo... che cavolo che bisogna fare qua. Allora, il personaggio può anche non mangiare attualmente, quindi c'è da dire che questo è un vantaggio. Secondo me però lo metteranno il cibo, e ci sta che lo mettano, ci sta anche che poi il personaggio debba mangiare, appunto, mangiare e bere. Ma questo non aggiunge senso di, diciamo, frustrazione nel gioco, che bisogna fare tutte le cose di fretta. No, possiamo fare le cose con calma, è un gioco bello rilassante, dobbiamo tirare avanti il nostro ranch. Poi aggiungeranno anche i cavalli, cioè
Quindi prepariamoci, secondo me metteranno anche le interazioni, da quello che ho capito, con altri NPC. Quindi molto bene, diciamo che il gioco ha un'ottima base, ve l'ho sempre detto, questo gioco ha un'ottima base e io spero che continui a rilasciare aggiornamenti. Adesso non li sta rilasciando da un po', ma è del tutto normale questa cosa. Oh, qua spegniamo, oh, finalmente un po' di silenzio, possiamo concentrarci sul carico qua. Perché è un'ottima cosa che non ci sono aggiornamenti? Perché probabilmente si stanno concentrando sul prossimo aggiornamento, dove ci saranno un bel po' di novità. E quindi è meglio che ci siano aggiornamenti meno frequenti ma più corposi. Poi meno frequenti ovviamente non vuol dire che non esce un aggiornamento per 10 anni, questo è abbastanza chiaro. Però diciamo che se fanno un aggiornamento ogni tanto, e adesso vediamo se riusciamo a metterli a... sì, qua anche, perfetto. Se fanno un aggiornamento ogni tanto, magari che ne so, una volta ogni mese, una volta ogni mese e mezzo, una volta ogni 2 mesi, e aggiungono tante cose, ben venga, anche perché vuol dire che almeno l'hanno anche provato. Oh, qua le assi sono a posto, le ho prese tutte, dovrebbero bastare. Andiamo alla stalla a vedere, io spero che restino. E abbiamo anche parlato, che mi sono incraccato contro l'albero, ma va bene. E abbiamo anche parlato di questi aggiornamenti. Aggiornamento che vi dirò uscirà brevissimo, a brevissimo, si dice a fine aprile. Quindi praticamente siamo qua. Adesso voi che state vedendo il video abbastanza subito, diciamo appena uscito, ovviamente per voi è vicino, chi vedrà il video dopo un po' di tempo sarà già uscito l'aggiornamento, questo è chiaro. Però va bene, cioè non manca tanto, questa è la cosa importante. Allora, qua siamo a posto, qua siamo a posto, qua ce ne serve una, che anche qua beccarla non è, forse ce ne serve solo una. Forse ce ne serve solo una, cioè qua. Vediamo un po'. Fatto? Ce ne sono altre. Sì, sul tetto. Ce ne sono due sul tetto, cioè proprio il tetto. Tetto, come cavolo fa? Ah, devo salto e metto? Salto e metto? Ce ne sono altre due. Meno male che abbiamo tagliato più alberi. La precisione 2, salto e metto, eccola qua la stalla, e vai, grazie, 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 troppo buoni, troppo gentili, ecco qua la nostra stalla, bella. Ora, possiamo costruirci qualcosa nella stalla, cioè, parte, bella, sì, sicuramente, qua possiamo mettere la mangiatoia, molto bene, qua possiamo mettere la porta, immagino, infatti. Qua possiamo mettere l'altra porta, perfetto. E qua possiamo mettere la porta principale della stalla. Quindi prima di mettere gli animali, anche perché sennò scappano, serve mettere anche queste cose qua. Non male. Da questa parte qua, però, guardate, si è aperto un nuovo coso. Qua c'è il recinto esterno. Giustamente, mettiamo il recinto esterno. Da questa parte qua, andiamo a vedere. Qua abbiamo il mulino e granaio. Descrizione: turbina eolica per l'estrazione dell'acqua dalle fonti sotterranee dal granaio. Riempie automaticamente tutte le mangiatoie della stalla, ma è fantastico. 250 cocuzze. Bene. Da questa parte qua invece abbiamo... Ah, migliora la stalla, diventa più grossa, probabilmente la stalla. O magari esteticamente un po' più bella, non lo so. Però figosissima questa cosa, veramente figosissima questa cosa qua. Direi di buttarlo qua, questo qua. Intanto chi se ne frega. Poi lì abbiamo dei legni che possiamo mettere tranquillamente lì. Guardate che bella la stalla. È veramente bellissima, veramente bella. E dobbiamo lavorare. Quindi prima di prendere gli animali, dobbiamo anche sistemarla. Sistemarla un po' alla volta, la sistemiamo. Qua abbiamo tranquillamente le cose che ci interessano. Un po' di assi che sicuramente ci serviranno, posso ben immaginare. Mettiamole bene qua. Bisogna, questo gioco è rilassante, ma bisogna anche fare le cose fatte bene. Una catasta qua, ma va bene. Oh, lo ridico, se vendete legno in questo gioco non vi dà niente, assolutissimamente niente. 18:56 è notte, andiamo a vedere qua, grano sembra che ce ne sia, pulcino a posto, qua c'è un altro uovo, ok, che non mi attaccano, quindi per quello che avevamo detto probabilmente non è fecondo, assolutissimamente, e infatti non lo è. Quindi possiamo prenderlo e metterlo dentro qua. Ok, ne abbiamo due. Che non è tanto. Che non è assolutissimamente tanto.
Ora le galline vanno a dormire, il pulcino esce, entra, ma chi se ne frega, lo lasciamo lì. Sono le 19:17, direi che a questo punto, in questa bella giornata, abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo. Abbiamo un budget di 91 cocuzze, cioè niente. Quindi dobbiamo andare per forza a caccia. Non ci sono altre cose. Quindi passiamo la notte, dormiamo, poi alla mattina controlliamo le nostre galline se stanno bene, se va tutto bene. E poi direi che a questo punto è ora di andare a caccia, anche perché bisogna recuperare dei soldi per continuare la nostra stalla. Perché io voglio assolutissimamente la mucca, il maiale, voglio tutto, voglio tutto. È una nuova giornata, le galline stanno bene, eccole qua, si sono riprese adesso. Oh, se finalmente escono. Oh, un nuovo pulcino! Ma questo è diverso! È diverso! È bianco questo qua, guardate! È bianco! Guardatelo! Bello! Questo è diverso ancora! Ma vediamo se riesco a ripulire la cacca lì, non sarebbe male. È in un punto che è difficile. Ok, perfetto. Guardate, due pulcini abbiamo, uno più grande e uno più piccolo adesso. In più ci sono altre tre uova, quindi wow. Allora, la mattina inizia assolutissimamente bene. Prendiamo questo, andiamo là. Mi avete scritto: ehi Amon, ma non ti conviene al posto di depositare le uova mettere direttamente il cestino? E in effetti è una bella idea, perché sinceramente io temevo che mi vendesse il cestino, ma in realtà lo vediamo subito se lo vende. Bene, detto questo, direi a questo punto di andare a caccia secondo i piani. E ho preferito fare il giro lungo, vedete, al posto di tagliare di qua faccio tutto il giro, anche perché, guardate, vabbè, questa qua è la nostra segheria, però voglio farvi vedere il paesaggio che c'è e soprattutto facendo il giro largo può darsi che passando in punti diversi la possibilità che troviamo da cacciare sia maggiore. O almeno spero. Là, guardate, c'è una galleria e poi finisce sostanzialmente, quindi noi dobbiamo girare di qua e aguzzare bene la vista, perché se troviamo qualcosa possiamo spostarci nella zona boschive, fare un pezzo a piedi e quello che volete. Però guardate, cos'è, un lupo quello? È un lupo, credo che sia un lupo. Ricarica, aia, ricarica. Dai! E sti cavoli! 3 ore per ricarica, è andata bene. Mi sa che sto quasi per morire. Mamma mia, ragazzi! Ma perché la scarica? Da due pezzi di carne. Comunque un colpo buono. Due pezzi di carne. Li venderemo allo stesso prezzo. Non lo so, ma ci sono anche lupi. Quindi attenzione per la storia delle galline. Magari i lupi le attaccano. Non lo so. Ricarichiamo l'arma. Un po' lupi che ci sono, che cavolo. Brutta roba, bruttissima roba. Andiamo avanti di qua, va. Ho rischiato la morte, ho rischiato la morte, la morte ho rischiato. Nel negozio dove vendiamo le cose metteranno la vendita esterna. Quindi, un orso. Ragazzi, c'è un orso. E che non lo ammazziamo l'orso, che ci servono soldi. Uno. E qua. Due. Tre. E 4. Oh, là. E ricarichiamo. Vai, ricarica. 3 ore. Perché ogni, ovviamente, bussolotto, revolvere così, col bussolotti uno alla volta. Allora, vai. E sono 4 bei pezzi di carnozza. Là c'è un altro orso. Là c'è un altro fottuto orso. Ora, 4 bei pezzi di carnozza non sono male, eh. Anzi, prendiamo gli altri due. Oh, là. Ma che bello che è sto gioco dove c'è questa tranquillità, possiamo cacciare, fantastico, mi piace tantissimo sto gioco, devo dire. C'è poco, nel senso che comunque una volta che facciamo la stalla così, a mucche eccetera eccetera, non è che poi ci sia tanto da fare, però ora che arriviamo lì io spero che ci sia già qualche bel aggiornamentino. Allora, l'emporio, andiamo. Allora, da questa parte qua si va in un altro punto, sì, un'altra galleria che è chiusa. Qui c'è un bel laghetto dove spero inseriscano la pesca. Ora andiamo qua e scarichiamo tutte le cose. Poi comunque c'è una preview di quello che vogliono aggiornare il gioco, ma non hanno detto tutto. E questa è la cosa bella. Quindi
Perché giustamente hanno detto qualcosa. Tipo, vedete, qua ci sarà una zona esterna dove vendere la roba invece di andare sempre dentro. Che non è male. Allora, proviamo la storia del cestino, come mi avete detto voi. Ehi, Amon, metti il cestino direttamente lì, va bene. Mettiamo il cestino, vediamo cosa succede. Se non ci vende neanche il cestino, 12, vendiamo, perfetto. Oh, il cestino non viene venduto. Quindi, ottimo, grazie ragazzi per commenti che scrivete e vi ricordo sempre, intanto piove, di supportare il canale che non prende neanche un euro con un bel mi piace, mi raccomando, è importantissimo e serve veramente tanto supportare questo canale, magari qualche commento, condividete i video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella, la pagina Instagram, se volete seguirmi su Instagram. La pagina Facebook, il gruppo Telegram dove possiamo parlare. Telegram è un'applicazione tipo WhatsApp dove noi possiamo tranquillamente parlare. C'è il gruppo con tutte le persone, gli iscritti del canale, con tutti ovviamente. Ah! Il disco! Ma non l'avevamo preso l'altra volta il disco? Perché adesso ci ha dato un altro? E cosa ce ne facciamo del disco? Comunque, 210 cocuzzi, arriviamo a 313, non male. Io già che sono qui però vorrei acquistare, già che ci sono, mangime e acqua, direi un sacco di grano assolutissimamente e basta. E direi basta. Allora, guardate gli animali. La mucca costa 6,50. Io voglio così, proprio classica. La mucca è bellissima. Oppure il maiale 300. Il maiale potremmo già quasi comprarlo. Però in realtà non ci interessa per ora. Acquistiamo solo il mangime. Solo il mangime. Anche perché bisogna prima sistemare la stalla. E il mangime, oh là, ci permette di mettere a posto e dar da mangiare alle nostre galline. Scusi, non le ho chiuso la porta. Chiudiamo la porta e direi che si va ancora a vedere se magari recuperiamo qualche altro bel animaletto. C'è un altro bel animaletto. C'è un altro bel animaletto. Qua. Beccato al volo. Mamma mia, un cecchino col revolver. Vabbè, poi metteranno anche sicuramente il fucile, perché il revolver spari così e lo ammazzi, fa un po' ridere, però vabbè, però ci otteniamo così questo bel giochino, che comunque dà sempre emozioni. Cavolo è la carne? Si è imboscata la carne? Dov'è la carne? Era qua! Ma! Ah, eccola qua! Cavoli, questo è pericoloso. Uccellini, un altro. Allora, pericoloso. Vediamo la carne un po' più visibile. C'era lì! Lo scappo. Guardate quanto so scappa questo qua! Mettiamo qua la carne un attimo. Appena ti giri, questo si muove. L'altra carne lì, perfetto. Il problema della carne è che non si vede. Non si vede una ceppa quando metti lì la carne. Dov'è l'altro? Dove cavolo? Eccolo lì. Calmo, calmo. Dai, dove stai andando? Dove vai di lì? Vieni di qua. Vieni di qua. Vieni di qua. Dai, vieni di qua. Ecco, bravo. Vieni qua. Beh, vieni di qua, dove vai? Eccolo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo! Non l'ho preso. Non l'ho preso. Preso! È preso, ma non è morto stavolta. Preso, stavolta preso. E sti cavoli, oh, mi ha fatto usare un bel po' di colpi, non bene. Non bene, non bene. Qua, ricaricato no, vai, prendiamo la nostra bellissima. Bellissima, beh, bellissima, si fa per dire. Però, insomma. Non male, non male. Mezzaccio qua. Oh là, vai. Altri tre. Questo da tre pezzettozzi, di cui uno bello enorme. Tre pezzettozzi non è male. Abbiamo fatto altri soldini, amici. Abbiamo fatto altri fottuti soldini. Il problema è, ci starà sto blocco di. Sì, ci sta. Ok, visto che è già qua l'emporio, andiamo a vendere. Abbiamo fatto una caccia molto buona, molto 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 buona. E vai con l'ultimo pezzettozzo di carne. Mamma mia, che brutto tempo che c'è in questo posto, veramente. Ultimo pezzettozzo di carne, eccolo qua. Là, perfetto, andiamo a venderlo. Ok, vendiamo tutto. Abbiamo 283 cucuzze, vendiamo per altri soldi, siamo a 493. Non male, veramente non male. Scusi signora, mi dimentico sempre di chiudere la porta. Che poi, tra l'altro, qua ci sono anche gli orari, vedete? È aperto dalle 8 alle 9 tutti i giorni. Quindi poi alle 9, cioè credo alle 21, si chiuderà il negozio. Quindi possiamo, a quel punto conviene solo andare a dormire. Ora continuiamo il nostro viaggio di qua perché magari troviamo altro. Là, ad esempio, guardate. Che cavolo ci sono là? Delle. Delle.
delle roulotte. Non riesco mai a guidare, ma questo coso qua bisognerebbe migliorarlo un attimo. Sono delle roulotte. Sbaglio, ho visto qualcosa lì. Eccolo. Maledetto. Dove vai? Preso. Ok, alla grande. Sono roulotte. Sono fottute roulotte. Allora, ricarichiamo la pistola qua. Diamo un'occhiata. Sì, sono delle roulotte. Sono delle fottutissime roulotte. Non si può fare niente. Qua si può dormire, quindi se siamo in giro possiamo anche venire a dormire qua e basta. Nulla di che, è un camping, questo è un raccoglitore d'acqua. Non male. Forse sono indizi sui prossimi aggiornamenti, eh? Quindi teniamo bene presente questa cosa qua. Allora, in questa puntata stiamo sfalciando totalmente tutti gli animali che ci sono presenti nel gioco. Chissà se spawneranno ancora. Questo è un bel dilemma. Cioè, voi immaginate quella signora qua. Ci vede per la 25esima volta con la carne che noi buttiamo per terra per venderla, ma va bene. E continua, ci vede e ci dice: ok, hai portato altra carne, bravo, bravo. Ma non si chiede da dove prendiamo tutta questa carne così, giusto per. C'è da dire anche un'altra cosa: è quasi ora di far benzina. Attenzione, attenzione, ho trovato qualcos'altro. No, i colpi costano. E che cavolo, sì, però se corre. Poi, oh. Che cavolo, se correva così era un problema. Tre bei pezzettozzi di carne che io vado subitissimo a vendere. Poi torniamo al ranch, voglio vedere le galline come stanno. Facciamo un primo bilancio famiglia. Dove cavolo è finita la carne che era qua? Sì, però si perde sempre la carne, ragazzi. Qui non si capisce. Devo mettere il puntatore. No, dov'è la carne? Era qui. Non la vedo. Ma dov'è che è finita? Non era despawnata, semplicemente l'ho ritardato io. Una l'ho buttata lì, così almeno la troviamo in fretta. E ho acceso anche la torcia perché si inizia a vedere poco e niente. Abbiamo fatto un giorno tutto lontano, una giornata tutta lontana dal nostro ranch. Torniamo in fretta da questa parte qua, vendiamo in fretta e torniamo al ranch. Eccoci tornati al nostro ranch. Eccoci qua. Partiamo qua. Spegniamo le luci. Oh là. Allora, questa la riportiamo dentro, vediamo un po' le galline come stanno, cosa hanno fatto in questa bellissima giornata in cui non ci siamo mai stati al ranch. Ma va bene, ricarichiamo qua il concime, c'è già un uovo da qualche parte qui. Vedete che è finito totalmente? Era finito totalmente il mangime qua, che non si è arrabbiata, quindi non dovrebbe essere fecondo. Molto bene, quindi andiamo a prendere questo bell'ovettino. E lo infiliamo dentro qua. Altro giorno, altro bellissimo giorno. Vai, andiamo qua a vedere com'è la situazione. Quelli qua, vedete, stanno dormendo. Sostanzialmente sono bloccati. Ecco, adesso ripartono. Mamma mia, hanno fatto un casino qua nel pollaio. Uno schifo, cioè. È veramente uno schifo. Oh, di acqua, niente. Un altro! Uno, due. Ah no, tre. Sì, un altro. Ci sono tre. Tre. Wow, e questo è diventato più grande. Sembrerebbe. Scusate, io sto cercando di ripulire quella schifezza che avete fatto. Oh, guardate qua. Il problema è che adesso il mangime ne ha mangiato veramente tanto. I cavoli. Cioè, di acqua in realtà no. Di acqua ce n'è veramente tanta. Il problema è il mangime alla fine. Va bene, allora, torniamo un attimo alla stalla a questo punto. Abbiamo ben 663 cocuzzari perché ho preso altri 40 colpi di proiettili, che non si sa mai. Allora, cosa facciamo? Dunque, io direi questo è abbastanza inutile ora. Questo potrebbe essere utile, ma per ora no, anche perché le galline bevono poca acqua. Cioè, oddio, le galline bevono tanta acqua nella realtà, ma qua nel gioco è poca. Si potrebbe fare già la mangiatoia, ci costa 100, e poi sicuramente le porte. Cioè, tipo, la porta qua io la farei subito, prima che scappano. Perfetto, ci costa 75. Facciamo, direi, anche questa. Altre 75 cucuzze. Direi di fare questa porta qua, assolutissimamente. La porta qua la facciamo, 125 cucuzze. Non male. E almeno, da questa parte qua. Oh, guardate come si apre. E almeno, da questa parte qua, gli animali, una volta che sono dentro, non scappano.
Adesso qua io farei anche, poi mi dite che i video durano poco, sto facendo una puntata bella speciale, farei anche questa, la mangiatoia. La costruiamo, perfetto, abbiamo anche la mangiatoia, quindi wow. E a questo punto qua possiamo chiudere e abbiamo già la base per mettere dentro un animale. Quanti soldi abbiamo avanzato? 288 cocuzze. Quindi io direi che off camera vado a cacciare un po' e ci vediamo nel prossimo gameplay dove andremo avanti in modo tale da terminare la stalla o comunque andare avanti nella stalla e comprare il nostro primo animale, perché voglio comprare il nostro primo animale di taglia grossa, si intende. Quindi o la mucca o il maiale, ma presumo già la mucca. Vedremo nella prossima puntata. Ma per questa puntata è tutto. Per cui, amici, vi ricordo come al solito di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Mi raccomando, mettete un bel mi piace per farla andare avanti. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amoruso è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!